mezzogiorno, mezzodì Attica. Allora, si è chiusa 2 giorni fa la giornata di campionato che ha fatto da ingresso, da apripista alla nazionale. Ci sarà la pausa nazionale. L'ultima giornata ha visto la Juventus risalire un po' la china, soprattutto nei confronti della sola Lazio che ha preso 3 polpette dal Bologna. Il resto, la classifica su è rimasta bene o male invariata, anche grazie agli arbitri. Beh, sì, gli arbitri l'hanno fatta da padrona, soprattutto con Napoli e Inter. O truffatore. Con due episodi che chiamare scandalosi è poco, 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 poco. Parlo dell'espulsione di Handanovic in ondata per fallo d'ultimo uomo. Mariuolo se nasce, secondo me. Fallo nettissimo, fallo di danno procurato a un giocatore, non si vede neanche al VAR, si fischia, si va tutti negli spogliatoi a prendere un bel tè caldo col limone, ebbene sì. E parlo anche della carica al portiere di Insigne Mariuolo se nasce, secondo me. per quanto riguarda poi la situazione del rigore, insomma, che sapete che era stato parato. Vabbè, insomma, due bei regaloni a Napoli ed Inter, ma quelli che poi rubano siamo noi. E vabbè, 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 andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo a leggere le prime pagine dei giornali che ovviamente, amici, in questi giorni si sono tenuti alla larga questi argomenti, perché giustamente se era la Juve, apriti cielo. Mi fate schifo tutti, anche lei mi fa schifo. Purtroppo non è la Juve, è l'Inter e il Napoli, passa tutto in cavalleria, così, come se nulla fosse. Va bene, va bene, va bene, va bene, segniamoci anche questa. Allora, la Gazzetta delle Merde, detta Merda Rosa. Cosa dice questa mattina? Avanti il Milan, gioco dei rossoneri convince di più, Napoli rebus, Coppa d'Africa. E poi centropagina, Dybala per 10 milioni. Per Non lo fate! piacere, non lo fate. Il rinnovo del capitano c'è l'accordo con la Juve fino al 2025, decisivi bonus grazie ai quali Paolo arriverà in doppia cifra, diventando il più pagato con De Ligt e prepara il rientro con la Roma. Mamma mia. Che sciagura, che sciagura. Non lo fate! Poi, fate il bis, riecco i campioni d'Europa con i piedi buoni, l'appello di Gigio, non fischiatemi. Col fischio senza? Come col fischio? Così! Perché dovrebbero fischiarlo? Boh, vabbè. Ah, San Siro, giocano a San Siro, giocano a San Siro. Vabbè, Firenze, i cori razzisti ai tre africani del Napoli, ora indaga la Digos. Songa, songa, radigo, sto voglia ricere, sto voglia canta. Pensa a te. Inter preso Onana, Handa resiste. Onana, Onana. Tanto poi Onana può tranquillamente uscire a valanga sui giocatori. Vai tranquillo, avete un bonus in più con gli arbitri. Niente, poi andiamo avanti sul Corriere dei Babuini. Eccoli qua, i babuini festanti. I giovani padroni, Osimhen e Leao, i simboli del nuovo potere. Che schifo! Che schifo! Aspetta a marzo tu, poi ci rivediamo a marzo. Belli, forti, efficaci, nessuno come Napoli e Milan, soprattutto il Napoli, bello, forte, efficace e arbitrale, direi. Mariuolo se nasce, secondo me. È arbitrale. Poi la seconda vita di Lorenzo, Pellegrini, attaccante ormai un punto fermo di me. E domani Mancini potrebbe lanciarlo contro la Espagna. La Fiorentina si ribella, Daspo a vita per i razzisti. La Lega, Sarri maleducato, il presidente d'Alpino attacca il tecnico della Lazio. Me li dai prima della stagione e non fai domande di Mister, però cazzo. ora no, mister. Se ne sono accorti oggi che è un cafonaccio. Boh, vabbè. Si accende lo scontro tra Maurizio e le istituzioni, parla di guerra, ma in Premier ha giocato ancora prima delle 60 ore contestate. Vabbè, Maurizio Sarri è un po' il Mazzarri 2.0, il Mazzarri 2.0. E poi una bella notizia perché Ranieri, il re di vivo Ranieri, riparte dall'Inghilterra a 2 anni al Watford. Bravo Ranieri, rimani sempre nei cuori di tutti i tifosi, di tutte le squadre. È un allenatore, ce ne fossero come Ranieri. Signor Ranieri. Tuttosport da Torino, tutti con Coliba lì. E non fischiatemi, domani Donnarumma torna a San Siro, mi farebbe molto male essere contestato.
Ma secondo me ti cagano di striscio. Piano Vlahovic, pronta la strategia della Juventus. Anche perché oggi è un'offerta lancio ad un prezzo eccezionale con piccole rate mensili. Per il bomber serbo che tentenna sul rinnovo. Secondo me sono 2 anni che la Juve sta su Vlahovic. Con la Fiorentina, poi due le ipotesi: acquisto in stile chiesa oppure inserimento di contropartite tecniche. Oh, semplice e geniale. Io, amici, voi sapete il mio Vlahovic pensiero, lo prenderei al volo. Ibra, gran festa sorpresa, mignotte, champagne e Ferrari. Ecco i segreti di Colbrelli, emergenza sicurezza per quanto riguarda il moto GP e poi Juric chiede rinforzi a gennaio. Questo è tutto per giù, questo è tutto per giù, questo è tutto per il giornale. Va bene, va bene, va bene, grazie giornale. Adesso andiamo a vedere calcomercato.com, ecco, chiamiamolo calcomercato.com. Hai cagato? La scelta, cori razzisti, che ducuglione, il Napoli dice basta, la squadra potrebbe fermarsi e uscire dal campo, ecco. Tanto poi voi andate in tribunale, qualche amichetto vostro vi fa vincere le situazioni, che cazzo ve ne frega, non giocate manco, ma che ve ne frega. Attenzione, questo non sta, i cori razzisti non vanno fatti per nessun tipo di giocatore, premettiamo. Io faccio un semplice sfottò a De Laurentiis che fa più ricorsi che partite. Inter, c'è sempre Bremer per la difesa del future. Il Torino valuta, ma c'è concorrenza. Juve, c'è un piano per Vlahovic, doppia opzione con la Fiorentina. Padre Pioli ha convinto tutti, il rinnovo si avvicina. Inter, a gennaio si cercheranno rinforzi. Me coglioni, dopo 245 milioni di debiti non pianabili, mi coglioni. Marotta torna su un vecchio pallino. Chi è il vecchio pallino? Chi è sto vecchio pallino? Scamacca, va bene. Scacacca, va bene. Ciao ragazzi. Juve Dybala, io qua mi gratto, ormai ci siamo, ai noi sì. Antun lascia Torino, rinnovo i dettagli, che palle. Tomori, la vittoria di Maldini ora è uno dei migliori al mondo e i tifosi del Chelsea lo rimpiangono. Sconcertato, meravigliato. Napoli, Milan e Inter avanti, questa può essere anche la classifica finale. Juve dietro, al realismo di Allegri c'è un problema, c'è sempre un problema, c'è sempre un problema. Tutti che fanno già come si dice, il funerale alla Juve, tutti che danno per vincenti Napoli, Milan e Inter. Aspettiamo con calma. Italia Mancini, sarebbe fantastico vincere la Nations League. Lo Spezia riflette su Motta, da Maran a Gian Paolo. Comunali Napoli, Maresca, faremo posizione in consiglio, Manfredi, Juventino e Nolano. A me mi fanno piano. Allora, queste persone, no? Sono talmente bacati ed esaltati per il calcio a Napoli che mi fanno pena. È gente che non ha un cazzo da fare dalla mattina alla sera, deve pensare sempre al calcio. Anche nella politica, no? Siccome Maresca adesso, Juventino e Nolano, perché poi o sei di Napoli o sei Monnezza. Passo qua a mirare Monnezza. In Campania, o sei di Napoli o sei Monnezza, secondo il loro cervello bacato di merda. Adesso... si fa opposizione al consiglio perché Manfredi è Juventino e Nolano. Mi fermo qui perché poi insomma anche perché insultarli più di questo non ne vale manco la pena. L'Apoel Khan, una vergogna, gli insulti razzisti a Koulibaly, Juve, gli ultimi risultati mi rincuorano. Ha ragione, non vanno fatti gli insulti razzisti. Real Madrid e Barcellona, la caduta degli dei, giustamente. Liga senza padrone, Europa senza due. Protagonist. Va bene, questo è tutto per calciomercato.com. Andiamo a vedere adesso i minchioni di calciomercato.it. Che cosa ci donano questa mattina? Come cazzo ha scritto calciomercato? Calcio 9 mercato. Bene, bravo Simone. Allora, accordo con l'Inter, ha già detto di sì, firmerà a febbraio a parametro zero.
Ah, Onano, scusate, me l'ho scordato. Dybala passa in avanti, ma la firma non c'è ancora. Cosa manca? Mancano le preghiere di noi tifosi che non vogliamo che la firma arrivi. Signore pietà. Signore pietà. Signore pietà. Signore pietà. La Juventus è in polpa il Vlahovic, ecco il piano di Cherubini. E poi il rinnovo di Dybala, arriva la svolta. Abbiamo già detto, Atalanta, Gasperini nei guai, Pessina rischia un lungo stop. Auguri, una buona guarigione a Pessina. Serie A, stadi verso 100% della capienza. Bene, Juventus scaricato dopo 6 mesi, arriva a gennaio, Griezmann addirittura. Questa è una classica minchiata di calciomercato.it. Staremo a vedere. Juventus Rams è un caso, più che un caso, come si dice da mia parte, è un caso cavallo. Numeri da brividi, numeri, che cazzo di numeri, sta sempre in infermeria, dovrebbero contare i giorni che sta in infermeria. Fai la ninna, fai la nanna, del bambino, della mamma. Più che quelli che sta in campo. Va bene, questo è tutto per Journal, questo è tutto per City, ora... Gnagnatime. Per il Gnagna Time, amici, la prosperità. Potete disturbare le mie belle sette libere. La donna, la statua, torna Sabrinona Salerno, Sabrinona Salerno, torna da noi. Ragazzi, non è facile, eh? L'unica donna che invecchiando si fa sempre più buona, Sabrinona Salerno, che scollatura su Rai 1, fan in tilt, Belen. Scansati. La patata, la patatona. Oh Gesù mio, amici. Ah no, aspetta, questa ve la faccio, questa è la prima foto e ve la faccio vedere perché non potete capire. E poi c'è una fotogallery, mi viene quasi da piangere, ve lo giuro, è commovente. Mi raccomando, le patate non sono tutte uguali. È una fotogallery commovente. Ci sta della tetta e del culo inimmaginabile in questa fotogallery. Chi non la va a vedere, ragazzi, si perde, per me si perde gran parte dello spettacolo mondiale della gnagna italiana. Qui siamo a livelli eccessivi, io dico che qui siamo a livelli eccessivi. In mezzo c'è pure qualche Belen così a pecora, giusto per gradire. Comunque la Sabrinona Salerno, ragazzi, sono 34 porno foto praticamente. Andatevela a vedere perché siamo a livelli quasi insuperabili. 170 grammi di bontà in olio d'oliva. Quasi insuperabili. Grazie Sabrinona, vienici a trovare più spesso perché noi abbiamo un bisogno interiore di vedere le tue forme, perché le tue forme, come si dice, ci tirano sullo spirito, ci fanno quasi lievitare, eh? va bene, grazie, ma poi ovviamente non finisce qui. Passiamo a l'ultimo fenomeno social a luci rosse senza volto, mini diva da Praga. Ma qua è pieno del succo. Senza volto, ma diciamo che il volto sarà sicuramente un volto carino, ma in questo caso il volto veramente, diciamo che non serve qua, anzi non serve, amici, perché voi se andate a guardarvi questa fotogallery vi rendete conto che poi se dovreste guardare qualche foto di questa tipa, il volto davvero sarebbe l'unica cosa da notare. Si nota molto di più un culo di pietra lavica e un tettume di marmo, tettume di marmo, chiamiamolo tettume di marmo. È tantissimo, che emozione, Madonna, bella 8-9. Comunque ringraziamo codesta mini diva che non si fa vedere in faccia, ma dalle labbra secondo me è buona pure di faccia, però sappiamo benissimo che a livello corporeo è fatta davvero bene. Dalla mia parte si dice girati di faccia, cade culo già te sacci, significa girati di faccia, che di culo già ti conosco. È una situazione molto molto carina. Va bene. Questo è tutto per lo Gnagna Time di oggi. Ora direi
di munirci di binocolo e andare a scovare qualche minchiotauro se ha parlato questa mattina. Paolo Ziliani, dove sei, Paolo Ziliani? Amici, è vivo! È vivo, è vivo, è vivo, vivo! È vivo, è vivo, è vivo, ha twittato. Paolone Cornutone Ziliani ha twittato, è vivo, è vivo. Guarda caso, è scomparso proprio nel momento in cui la UEFA prende la mazzata alla Superlega, non ne fa menzione. Inter e Napoli vanno avanti a botte di aiuti arbitrali e lui si fa da parte e scompare, si dà la macchia. Poi quando un po' le acque si sono calmate, riappare improvvisamente su Twitter. Ma prima di leggervi il tweet di un'ora fa, amici, fresco fresco, io manderei finalmente, torna la sigla del cornutone. Andiamo. Secondo me tu sei cornuto, tu sei un grandissimo cornuto, sei lo cornuto più cornuto che mo mai visto e conosciuto. Così come tante volte resta fuori anche di notte, porettella ultimamente si è comprata la roulotte. Io lo giuro, so sincero, sì che fa non l'ho capito, ma essa dice sta tranquillo, lui guadagna è garantito. Io siccome son bo sordo faccio finta da capì, ma l'amici la luparre sempre dicono cucì. Ecco che arriva lu cornuto, ecco un grandissimo cornuto, è lu cornuto più cornuto che mo mai visto e conosciuto. Allora, cosa dice il cornutone record? È tornato, amici, è tornato. Non è, pensavo fosse morto. La domanda del giorno. Domanda del giorno. In sabbia più la FIGC. A spacci meghi ne voi. FIGC. In sabbia. Parla di insabbiare. Dopo quello che hanno combinato domenica parla di insabbiare. O la Consob. Anche la Consob è andata a prendere. Il dubbio nasce dopo l'ispezione avviata sui 27,8 milioni di plusvalenze farlocche della Juve, dei 166 milioni di un anno fa e del 126 di due anni fa. Non si era accorto nessuno. Il mio pezzo sul Fatto Quotidiano. Quello è il giornale perfetto per te. Con tutti i minchioni che stanno al Fatto Quotidiano, tu proprio sei la ciliegina sulla torta. Ciao cornutone. E poi anche lui parla di questa cosa del razzismo. Guardate la data, 13 maggio 2018, sono trascorsi 3 anni e mezzo, Koulibaly, Osimhen, Anguissa, Bakayoko, che sì, eccetera. Viene ancora insultato, la differenza è che nessun arbitro sospende più la partita. Chi lo fece fu cacciato dall'AIA, sempre con la J, a fine stagione. Lo schifo mi viene quando leggo i tuoi tweet di merda. Sei tornato, caro cornuto, ci fa piacere, sei tornato alla grande, sparando un paio di minchiate top record, diciamo, sei tornato proprio in formissima. Meno male, perché le tue cazzate ci mancavano un sacco. Tu sei fonte inesauribile di minchiate e anche di corna, quelle che c'hai in testa, giustamente. Sei un cornutone di prima categoria. Giustamente. Salutiamo il cornutone, amici, salutiamo il cornutone. E ragazzi, io vi saluto. Ci vediamo più tardi per un'oretta di live su Torre Bianconera. Quest'oggi vado un po' in live su Torre Bianconera, vai, così facciamo un po' di live su Torre Bianconera. Ore 2:30, 2:15, dopo vediamo. Vi invito sempre ad iscrivervi al mio canale. Likeare, commentare, condividere, solite raccomandazioni. Io vi saluto, grazie cornutone di essere tornato a trovarci, Un salutone al cornutone e sempre forza Juve!